Alfonso Signorini si è raccontato nel corso di un'intervista rilasciata ad Alessandra Menzani per il quotidiano Libero. Il direttore del settimanale Chi ha parlato del suo desiderio di paternità, che non ritiene opportuno soddisfare con metodi che ritiene vadano contro il corso della natura. Mi manca un figlio, ma sono contro ciò che non fa parte del corso della natura. Quando ero insegnante al liceo avevo tanti figli. Da professore ho toccato tutte le corde della paternità. Quando avevo la fidanzata e vivevamo insieme, volevamo un figlio, ma non avevamo il coraggio, non avremmo potuto mantenerlo. Adesso potrei mantenere una squadra di calcio, ma la vita è cambiata. L'utero in affitto? Lo lascio a Vendola, ma non giudico nessuno, vedendo le foto con il figlio, così piene di amore. Dico solo che non è bello vivere in un paese che non dice nulla sulle adozioni da parte di coppie, singolo o gay non importa. Ci sono tanti bambini negli orfanotrofi, ma per adottare un figlio bisogna fuggire all'estero. Belen Rodriguez è amata o odiata, ma regala grandi risultati. Alfonso Signorini resta il re del gossip italiano. Inutile dire che anche quest'estate non si fa che parlare dei presunti flirt di Belen Rodriguez. In proposito, ha dichiarato: è un personaggio immarcescibile, che è amato o odiato, divide, ma regala sempre grandi risultati. I lettori si fidelizzano a una storia, come se fosse un fotoromanzo a puntate. Poi interessano i calciatori della nazionale, se sopravvivono alla Spagna. E il mondo della TV generalista. Infine, il direttore di Chi ha parlato delle corna ai tempi dei cellulari e ha dato un consiglio ai lettori che non ne vogliono sapere di essere fedeli. Cambiate il nome dell'amante, mettetene uno falso. Al posto di patatina 1 o 2 scrivete Don Alfredo. Il mio telefono è pieno di preti e suore. Chi se ne frega?